5 anni della banda dei piccoli chef, la Lilt è sempre al fianco perché la sana alimentazione è il primo modo per fare prevenzione. Sicuramente la sana alimentazione è il primo modo, considerando che il 35% delle patologie oncologiche si sviluppano proprio per causa di una nutrizione sbagliata. Per questo io come Lilt ringrazio tutti i volontari, perché di questo si parla, come banda Piccoli Chef, che oggi hanno un punto importante, quindi un quinquennio di lavoro, e tutti i volontari che collaborano con le varie associazioni che ogni volta propongono il proprio aiuto. Aiuto importante, oggi l'ILT, grazie proprio al lavoro di queste realtà, all'impegno, si è posto un nuovo obiettivo e è riuscita anche a raggiungerlo, quello di poter creare una clinica mobile per poter andare a fare proprio prevenzione direttamente in piazza. Un appello: vorrei che non fossero soltanto i volontari e soltanto le associazioni a sapere cosa, avere la sensibilità della prevenzione oncologica, ma sta anche al cittadino. Perché? Perché la prevenzione è un'azione dinamica, quindi prevenzione attiva vuol dire screening, vuol dire qualità di vita, vuol dire un rapporto con il proprio corpo, ma anche visite periodiche che possono aiutare a capire anche l'insorgenza di una patologia che, se presa all'inizio, molto probabilmente curabile.